Salve a tutti, siamo oggi con un ospite molto particolare, un artista, un pittore, scultore, ma soprattutto uno studioso e ricercatore. Nasce in Sicilia, precisamente a Serra di Falco, in provincia di Caltanissetta, qualche anno fa. E per motivi di privacy e correttezza non diciamo quando, ma oggi vive a New York, lui è Giuseppe Petix. Ciao Giuseppe! Ciao, buongiorno, Tutto bene, tutto bene. Insomma, tutto bene come si può stare in una condizione del genere, Giuseppe, di come va? Felice di vederti, emergenza. pensiero felice di Esatto, vederci. esatto, sicuramente felice, sì. E dunque, Giuseppe, adesso tu vivi a New York, intanto. Come mai vivi a Sì, New vivo a York? New York. Beh, ho sposato Daniela, una donna meravigliosa che mi continua a supportare in ogni mia nuova fase. Sai, gli artisti viviamo differenti momenti, salvo la nostra esistenza. Quindi questi cambiamenti, ecco, mia moglie li supporta e li ha sempre supportati e abbiamo deciso poi di vivere qui a New York, visto che ovviamente lei già lavorava e viveva qua, quindi è stata una mia scelta di trasferirmi e di vivere con lei. Quindi dopo questa affermazione abbiamo perso in un colpo solo tutte le fan femminili che ci potevano seguire in questa. No, dai. Meno male che mia moglie non Esatto. sente in questo momento. Senti, ti trovi bene a New York? Sì, New York dunque è una città, Salvo, che dirti, molto particolare, una città molto bella perché riesci ad avere a New York quella globalità del presente che ovviamente non hai in altre città. Quindi è una di quelle grandi metropoli che ti permette di conoscere, vivendo la città, ti permette di conoscere tutte le altre culture. Tutte le altre etnie presenti nel nostro pianeta, quindi è molto bello poter vivere in questa città, chiaramente con dei valori che sono quelli che tutti conosciamo. Quando vediamo la maglietta I Love New York, proprio per indicare questo amore verso ogni tipologia di cultura, di religione, di quant'altro, soprattutto nel rispetto che sta sopra la città e che viene, ad essere una regola vera e propria, una legge. Per cui, il valore soprattutto più profondo di questa città è quello del rispetto dell'altro profondamente e di avere una considerazione di quello che può essere la realtà di ognuno. E in questo momento possiamo capire quanto sia importante, no? Avere la cognizione di quello che gli altri Certo. stanno vivendo in una situazione di difficoltà, vissuta ognuno con la propria percezione di quello che è poi il vero problema che stiamo affrontando tutti insieme. Sì, Noi seguiamo assolutamente. qui a distanza, da italiani, io e mia moglie seguiamo a distanza quello che è successo in Italia, la situazione che oggi state insomma ancora vivendo e che ci porta giorno dopo giorno ad avere dei numeri pazzeschi, paurosi, inimmaginabili fino a poco tempo fa, fino a inizio anno. Insomma, abbiamo iniziato l'anno brindando, facendo tutti i buoni propositi. Però oggi ci ritroviamo immersi, da noi sta iniziando tutto in questi giorni, questa è la nostra, diciamo, il nostro primo mese, effettivamente dentro al problema, vivendolo in prime persone. Quello che ci lascia veramente, come dire, un po' preoccupati è questa situazione di, se le notizie siano reali, quelle che arrivano, se c'è una comunicazione simile a quella che arriva a voi oppure no, perché ovviamente sai, nella globalizzazione poi è questo anche la difficoltà che si vive. E Certo. avere le famiglie in Italia, certo, ci viene un po' difficile stare lontani in questo momento. Beh, assolutamente, certo, lo immagino. In realtà ti posso dire che ecco, la testimonianza è davvero molto dura perché in questo momento, cioè le notizie sono vere, verissime. Cioè qui a Sì. Milano dove vivo, dove io vivo, è tutto molto difficile, ma lo è ancora peggio. Nel Bergamasco, ad esempio, in tutta Brescia, la Bergamo, primo provincia sentito. della Lombardia più colpita, perché mentre Milano è sempre stata un po' come una piccola New York, no? Dove l'organizzazione, la capacità organizzativa ha fatto la differenza e quindi anche in questo caso la fa.
Al contrario, invece, in quelle cittadine un po' più piccole dove non si hanno le stesse possibilità, ecco, lì diventa ancora più difficile, Giuseppe. E alcune notizie sono ancora peggiori, sono quelle che ci arrivano dalla nostra amata Sicilia. E quelle purtroppo noi lo sappiamo perché l'abbiamo vissuta, diventa ancora più problematico affrontare un'emergenza di quel tipo lì perché fai in fretta a intaccare la sopravvivenza di ognuno dei siciliani che vive in quel contesto e quindi prova a sfidare chiunque si trovi in una condizione di non sopravvivere se poi non sbordi, ecco, non esageri in una condizione che altrimenti non faresti, però insomma. La vita è importante, quella nostra, ma soprattutto quella dei nostri figli. Quindi questa cosa è dura e difficile da comprendere. Non so se anche tu hai visto, ti sono arrivate le notizie della nostra Sicilia, ecco. Sì, notizie giornaliere, cioè che cerchiamo di seguire costantemente la situazione e l'evoluzione di tutta questa brutta situazione. Vedo che sinceramente le ultime notizie sono un po' migliori rispetto a quelle precedenti perché si sta contenendo in maniera sembra buona questa situazione, la gente rimane a casa. E questa è l'unica arma che abbiamo salvo tutti quanti, perché essendo globale ormai il problema, l'unica vera arma per combattere questo nemico comune è quello di immaginare, così come ho scritto in questi giorni su un mio post su Facebook, immaginare che si stia entrando ogni qualvolta si esce di casa in una fogna, in quello che è purtroppo un'altra visione del mondo, non perché il mondo sia differente in sé, ma perché questo mondo che possa essere veicolo di contaminazione, che poi porti nella tua famiglia, tornando a casa, e trasportando questo rischio che tu vivi con la tua paura umana, no? Di uscire ed avere questo contatto sia toccando tutto quello che può essere la spesa, la maniglia dell'auto, qualsiasi oggetto che sia attorno a te, e soprattutto respirando, avendo questa distanza di sicurezza da ogni persona per poter garantire poi il tuo rientro in sicurezza nella tua casa, dove ci può essere lo zio, il nonno, ci può essere un semplice familiare che comunque ha già delle patologie. Quindi proteggersi tutti ed essere responsabili di questa protezione. Un fattore che ovviamente non eravamo abituati a concepire nell'uscire, nell'andare a fare la spesa, nell'andare in posta, nell'andare, cioè semplici operazioni, semplici giornate che oggi dobbiamo vedere in maniera differente. E quindi quello che dobbiamo fare, Salvo, è lavorare veramente su noi stessi. Anche quando usciamo per fumare una sigaretta, stiamo attenti a portare le mani in bocca, se meglio non fumare, io ho smesso già da un paio d'anni e sto molto meglio, Bravo. quindi consiglio a tutti di farlo questo passo e smettere per se stessi, per la propria salute. Però anche le azioni che abbiamo, c'è anche gente che si tocca gli occhi, si tocca il naso, la bocca, ecco, se le mani sono già disinfettate, il problema non c'è. Ma oggi che non sappiamo se realmente abbiamo toccato qualcosa di contaminato e poi torniamo a questa nostra abitudine di toccarci, arrivare Certo. con le mani nei nostri accessi, a quello che è il nostro sistema biologico, la bocca, il naso, gli occhi, lì diventa un vero e proprio lavoro su noi stessi e quindi imporci di cambiare abitudini, perché sono delle abitudini che abbiamo. Certo. E questo capisco che non è facile, Salvo, capisco che bisogna realmente fare uno sforzo grande, ma è quel momento in cui lo sforzo aiuta veramente a proteggere noi e i nostri cari. Quindi dobbiamo sforzarci a farlo, dobbiamo vivere questa nuova condizione fin quando tutto non sarà passato e anche da lì, insomma, non sarà facile ritornare. Noi da siciliani, tu giustamente facevi notare la situazione vissuta qui a distanza è differente perché il newyorkese è un po' molto più freddo del classico siciliano, no? Di quelli che quando ci vediamo ci abbracciamo, ci baciamo, le continue pacche, il toccarci, il volere il contatto. E pensa come ritorneremo da siciliani a vivere l'ordinarietà della vita. Sì.
Non sarà Questo, semplice questa è una perché. cosa che gioca a nostro sfavore, diciamo. C'era, girava una barzelletta, una vignetta sui piemontesi, praticamente dove questo coronavirus, questa emergenza e queste normative restrittive che dicevano, mi raccomando, non abbracciatevi, loro dicevano tutti quanti, vabbè, la cosa non ci tocca perché noi non l'abbiamo mai fatto, quindi non è un Sì, problema nostro, ecco, sotto questo punto di vista. No, però insomma... è dura giù in Sicilia, è veramente molto più complicata. E, non so, tu adesso hai delle notizie, delle ultime notizie dalla Sicilia? allora, a me è stato detto che oggi appunto comincia ad esserci un calo, quindi un'inversione di dati. Questa inversione di dati non è ancora un'inversione di curva, perché la curva è ancora purtroppo, ahimè, in ascesa, quindi non ci sono dei cambiamenti importanti. Però già sai, in questi momenti è il senso della percezione di un qualcosa che stia migliorando, che poi ci dà forza e che ci permette di sperare in Sì, sono bene. quelle Qui le buone misure. notizie che aiutano. Sì, buone notizie che aiutano. Sicuramente, Salvo, le differenze che viviamo rispetto a quello che si sta vivendo lì in Italia in generale, non soltanto in Sicilia, è che qui ci si sta da subito muovendo verso degli aiuti, dei supporti concreti alle famiglie. Già sono stati varati, quindi aspettiamo adesso ai primi di aprile già di avere concretamente ognuno questo aiuto nelle proprie tasche, che sono non soltanto in denaro, ma in altri aiuti concreti che poi seguite anche da lì, quindi vedete come si sta svolgendo tutta l'evoluzione. Ovviamente perché? Perché fermare una città con milioni e milioni di abitanti non è immediato, non può essere immediato, perché devi continuare a pensare da grande metropoli e quindi avere una amministrazione che possa garantire e continuare a garantire nel tempo i servizi offerti alle famiglie. Non far preoccupare immediatamente dall'oggi al domani chiudere una città, ma garantire quello stop che sia successiva a una frenata, no? Quindi in graduale, se tu vai a 100 km orari non puoi immediatamente arrivare a zero, devi arrivare prima a scalare con le marce, poi vai gradualmente a fermare l'auto. Ecco, la stessa cosa è quella che stiamo facendo qui a New York, che è cominciato a chiudere prima il 25% Devo delle persone che dire che lavoravano in da questa casa. cosa vi ha aiutato tantissimo l'esperienza fatta sulle vostre spalle, devo dire, perché È brutto dirlo in così, però realtà sì, noi ci ha l'abbiamo dovuto aiutato a subire dare esattamente con una frenata brusca, non c'è stato uno scalo di marcia, per noi è stato o così oppure cioè, rischiavamo tutti quanti di morire, per cui cioè, devo dirti Esattamente. Giuseppe che non è stato per nulla semplice per noi, No, lo ecco. capiamo, certo. Meno male che voi vi potete organizzare, ecco. Ecco, ci possiamo organizzare e siete stati in questo caso da guida anche per gli altri paesi che stanno affrontando adesso tutta questa situazione gravissima. Il vero problema più grande è quello del contagio, e questo l'abbiamo capito, Salvo. Quindi riuscire a contenere questo contagio, perché ridurlo a zero è praticamente impossibile, questo l'abbiamo appreso un po' dalla storia degli altri paesi. Oggi contenerlo qui a New York, come ti dicevo, è un'operazione che sta avvenendo gradualmente, però è anche impossibile. La gente deve uscire per avere Ho il sospetto che una non si spesa a casa, per possa, che avere non si comunque. possa evitare, nel senso che un discorso che si può fare nel rallentarlo, ma Esatto. non di evitarlo, perché ho l'impressione che questo virus debba in ogni caso colpire tutti quanti. L'unica cosa è che se lo fa in una maniera aggressiva ed immediata, non c'è possibilità di aiutare chi va più in crisi, mentre se lo fa in una maniera molto più dilazionata nel tempo, ecco, un po' più allargata, Il probabilmente ecco, si salvano più vite umane. Ecco, tutto lì. problema è che per il numero che siamo, le persone che vivono nel mondo, non ci sono, poi relativamente, stato per stato ovviamente, però il Certo. concetto è sempre quello, non c'è la possibilità di accoglienza ospedaliera sanitaria per
gruppi giganteschi, come si stanno verificando già in diversi stati, di persone malate che hanno bisogno di avere questa assistenza. Qui potremmo entrare in altri discorsi, qui il sistema sanitario è differente, quindi c'è tutta un'altra problematica da affrontare con i costi Certo. assicurativi, eccetera, eccetera. Però oggi in quello che è la situazione, essendoci proprio dentro, la vera necessità viene soprattutto dalle attrezzature, perché dobbiamo garantire anche a tutti i sanitari, i medici, di avere una protezione per loro. Abbiamo visto tragicamente come le notizie di alcuni medici che si sono ammalati, hanno poi continuato a svolgere la propria attività e quindi hanno continuato a contagiare i propri pazienti, è stata, insomma, una notizia che speriamo non si ripeti più in nessuna parte del mondo. Quindi soprattutto tutelare chi sta donando il proprio impegno sociale per curare, per supportare questo momento. E per questo vediamo che mancano le mascherine, mancano i respiratori, cioè non eravamo assolutamente pronti a una situazione esplosiva di questa portata. E tutti stiamo, in qualche modo, sia le istituzioni sia la gente dall'altra parte, reagendo nel migliore dei modi. Però il problema, Salvo, è reale, si tocca con mano, lo tocchiamo noi quando usciamo e noi la nostra mascherina ce l'abbiamo, però vediamo tante persone che magari non la indossano ancora, ma possibilmente perché non se ne trovano più e la gente si vergogna a fasciarsi con la sciarpa, ad avere delle altre cose per coprirsi. Allora, in quel caso io Io spero dico. anche che non sia dovuto a questa difficoltà nell'accettare questa emergenza, perché io sulle nostre spalle, cioè noi sulle nostre spalle abbiamo vissuto purtroppo la difficoltà dell'intuire il tutto come una fake news. E questo modo strano che si ha attraverso l'informazione generica, cioè che possono essere sia i giornali che le televisioni, ma soprattutto i canali sulla rete, con la rete, dove si tenta di dire tutto il contrario di tutto, e anche non avendone completamente le capacità, la consapevolezza di ciò che si sta parlando. Questo ha fatto sì che un po' ha rallentato la nostra reazione, perché abbiamo pensato tutti quanti, vabbè, ma non sarà così, molte persone, ma anche addirittura molti medici, perché non conoscendo ancora questo virus, questa è la forma di aggressione di questo virus, molti dicevano: ma sai, tranquillo, è una semplice Influenza. influenza, una cosa passeggera, figurati cosa può essere. Non immaginando che poi tutto quanto potesse arrivare a questi livelli. Quindi io spero che almeno voi lì non la viviate in questo modo. Ecco, vorrei proprio esortare tutti quanti a pensare che non è assolutamente una fake news, cioè stanno Sai, morendo tante quando tu dici persone. voi lì, quando tu dici voi lì, qui si parla, quando sentite parlare anche Trump è il presidente degli Stati Uniti d'America. Io vivo nella città di New York, è un po' differente quello che si sta vivendo nelle città come New York, come Miami, come le grandi città, insomma, le metropoli americane, rispetto a quello che ancora, ringraziando il cielo, si vive altrove, in altri stati. Perché? Perché i numeri di una città incidono direttamente sui numeri del contagio. È chiaro che se io Chiaro. uscendo, Salvo, per strada incontro normalmente, Times Square passano in media 1 milione di persone al giorno, e sono dati che, insomma, si possono leggere nelle statistiche di chi fa ricerca poi di mercato, eccetera. Queste persone, fino a quando non sono con là in mezzo un solo contagiato, non vengono intaccate. Se noi mettiamo la persona contagiata che si fa invece la passeggiatina in mezzo a queste, in quel momento, 50.000, 100.000 persone che stanno lì in quell'area a girare, è chiaro che c'è un'alta probabilità che di queste 50.000, che 10.000 vengano contagiate. Ed è Chiaro. questo quello che si vive come panico, come paura in una grande città qual è New York. Quindi oggi come stiamo reagendo? Si sta reagendo stando veramente a casa. Quando si esce per la spesa si sta veramente a fare delle file di centinaia di metri. Non sto scherzando, Salvo. Ieri io e mia moglie siamo andati a fare la spesa settimanale e stiamo a 1,5 metri dalla famiglia che sta avanti,
E quindi tu immagina già 50-60 persone in fila così, andando la mattina presto, se no, insomma, ti parlo di numeri che ovviamente sono relativi a una grande realtà, quale New York. Però stai ad avere quel rispetto delle regole, che sono regole Qua valide in questo addirittura momento non per potersi proteggere, possiamo, qua e addirittura devi non essere possiamo costretto a fare andare in 2 ore di coppia, fila eh? per entrare nel supermercato e nel rispetto degli altri stare quel quarto d'ora, 20 minuti, sbrigarti e uscire, se no saremmo poi fino a mezzanotte ad avere file chilometriche. Quindi c'è un momento in cui si sta riscoprendo quel rispetto della collettività. Ognuno deve stare sotto le regole per sé, ma anche per il rispetto dell'altro, dell'altra famiglia, dell'altro anziano che sta aspettando a casa. Quindi Assolutamente. avere questo tipo di concezione nuova del sociale ci farà capire anche a noi siciliani, volendo riallacciarci al discorso precedente, che quel non abbracciarsi come facciamo un tempo è volersi più bene del semplice abbraccio che dimostrava il volersi bene. In questo momento è Esatto. ancora volersi più bene, non avvicinarsi e rispettare questa regola del non Assolutamente. contatto, perché è attraverso questo che, seppur involontariamente, passa il virus. Io non voglio dare degli allarmi, cioè non è che ognuno di noi deve pensare di essere tramite di questo contagio, ma lo potremmo essere. Certo, E per evitare assolutamente. di esserlo dobbiamo stare a queste regole benedette, che sono quelle, non sono da discutere. Se ci dicono state a casa il più possibile, stiamoci a casa il più possibile, perché per noi, e per l'altro, e per tutti, è l'unico modo di salvaguardarci. Altrimenti questa cosa continuerà a degenerare, andare avanti nel tempo, non si sa fin quando, non si sa se l'estate possa un po' dare col caldo, dico, del sole, avere Pare di un no. freno come tutte le altre influenze che si placano d'estate. Non si sa, è un qualcosa di nuovo, è un qualcosa che può mutare. Siamo qui e lo stiamo vivendo in prima persona tutti quanti, e forse è quel tipo di momento, di collettività in cui non esiste più il linguaggio, non esistono più i codici della lingua, si vive tutti insieme in diverse parti del mondo, si sta vivendo oggi questa grande paura e si può affrontare solamente con il coraggio e con le regole. Questa è, Esattamente. secondo me, una visione che cercano di darci. Poi, sai, torniamo a quella frase che io dissi in un'intervista radiofonica tempo fa, in cui riportavo un passo di Sir Arthur Conan Doyle, autore del grande personaggio di Sherlock Holmes, e mi venne in mente proprio di fare questo esempio per andare a definire meglio quello che succede nei social, Facebook, Instagram e quant'altro. Succede proprio che questa frase descrive quello che è, cioè lui diceva, riferendoci al, sai, il detto: non c'è miglior modo di mettere, è impossibile come trovare un ago nel pagliaio, trovare qualcosa è impossibile. Lui invece riportava questo detto in maniera differente, cioè il vero modo per nascondere al meglio un ago non è un pagliaio, ma è un altro gruppo, è un gruppo di altri aghi. Cioè non c'è miglior modo di nascondere quello che potresti un giorno cercare, un ago, mettendoli in un milione di aghi, in un miliardo Certo, di aghi. un po' Falla come sto ritrovare, sono tutti, virus, sembrano tutti certo. uguali, no? Rispetto al pagliaio prima o poi è una questione di tempo, ma lo trovi l'ago nel pagliaio. Metterlo in mezzo a tanti aghi vuol dire, come quello che sta succedendo nei social, è inserire una notizia vera, che può essere quella di una fonte ufficiale, di una fonte governativa. C'è possibilità di mettere dei link governativi su Facebook e fare una corretta informazione, ma messo nel calderone di Facebook, dove c'è la fake news, c'è l'informazione, la controinformazione, la Il notizia che cazzeggio. stravolge tutto e che ti crea quella confusione di dire: ma uno studio scientifico ti dice questo, poi arriva l'altra università e te ne dice un altro, poi c'è il laboratorio dell'Oklahoma, cioè allora cosa dobbiamo seguire? È un momento di grande Certo. confusione. Bisogna essere in grado, giorno dopo giorno, di selezionare qual è la fonte ufficiale, e per questo ovviamente le fonti governative sappiamo riconoscerle, sappiamo quando è un presidente, un ministro che ci parla e non è la notiziola che esce dalla stampa, insomma, di Alla cattiva basso, stampa, alla cattiva della stampa, stampa ecco. locale, perché poi c'è chi fa satira, quindi ti fa la notizia che contiene la battuta, la notizia che contiene la spiritosaggine. Allora, individuare
quelle che sono realmente le notizie ufficiali. Tutto il resto lasciamolo per il momento com'è, perché la vera lotta al momento è contro un nemico comune. Quando finirà tutto avremo modo di analizzare la situazione, di dire la nostra, di essere contraddetti se è il caso, ma al momento cerchiamo di capire che la gente sta veramente morendo. Quindi abbiamo rispetto di tutto questo e abbiamo rispetto soprattutto di quello che ancora si può tutelare della vita umana. Perché Certo, ogni morte, anche una sola morte, è una tragedia. È una tragedia certo. per quella Ma persona, per la famiglia, Giuseppe, per tutto. cioè, mi dai forse, cioè, uno spunto. Io credo che, ecco, dovremmo cominciare anche a riflettere sulla capacità di fare il vecchio mestiere del giornalista, no? Cioè, io credo Oh, senz'altro. che un'influenza di grosso peso abbia avuto anche questa maniera di fare a tutti i costi, cioè informazione con i like piuttosto che con visualizzare una pagina o con compro un giornale a tutti i costi. Cioè, non c'è più la responsabilità di fare il mestiere, forse, ecco. Guarda, voglio dirti soltanto questo che pochi sanno di me, perché fa parte, ecco, tu mi hai presentato come scrittore, ho scritto diversi libri, un ultimo che non ho più pubblicato si chiamava proprio Essere umano. Essere umano mi piaceva questo doppio senso, come chi mi conosce insomma sa che amo questo doppio contenuto delle parole. Non lo pubblicai più poi perché altri eventi mi portarono distante dall'idea di pubblicare questo libro che definisco di fantastoria e fantascienza. Un po' uno sguardo al passato e uno sguardo al futuro. Essere umano perché? Perché in effetti l'essere umano è un contenitore, come parole, di talmente tante etnie, culture e quant'altro che possa appartenere a questo unico ceppo dell'essere umano, che è già vasto di per sé. Ma nel mio racconto immaginavo proprio una società che si trovava a vivere una riscoperta del proprio passato attraverso dei racconti che, per loro natura, il racconto è già lascia qualcosa dietro sé, no? Certo, per Quindi c'è forza. qualcosa di vero, c'è qualcosa poi di inventato, un po' come il gioco che si fa del telefono, uno passa il messaggio all'altro, quando Sì. arriva il messaggio all'ultimo è un messaggio che non ha niente a che vedere col Da primo, quello se che è non per partito, qualche esatto. piccolo riferimento. In questo racconto si viveva proprio una situazione del genere, di una umanità costretta a isolarsi dal mondo esterno e rimaneva, soltanto a poter avere quell'unico canale comunicativo che era il proprio PC. Quindi avere quel contatto tramite social, distaccati però dalla realtà che erano abituati a vivere. Questo contatto con i social autorizzava, tra virgolette, un po' tutti a dire la propria, a immettere in questo sistema di informazioni, l'unico presente per loro, immettere qualsiasi notizia, vera o falsa. O tutte vere in realtà, perché quando tu poi metti una tua visione di quella realtà, in ogni caso è la tua, può essere Certo. discutibile, opinabile, ma è il tuo modo di vedere, rispettabilissimo. Che sia un modo ufficiale per tutta l'umanità di vederlo, quello è discutibile. Certo. Cosa succedeva? Che andava talmente avanti questa confusione all'interno di questa rete, di questi social, che il governo, lo Stato, decideva poi, secondo questa mia storia fantascientifica, di togliere l'utilizzo delle reti all'umanità, che ritrovandosi privata da questo unico contatto col mondo, chi aveva poi delle reazioni da follia, chi si rinchiudeva ancora più in se stesso, addirittura arrivando a perdere la voglia di parlare, di comunicare con gli altri, cioè a chiudersi, ognuno reagiva in questo proprio modo. Però tutto questo noi oggi potremmo anche rischiare di viverlo veramente. Quello è un mio racconto e rimane comunque. Non voglio neanche raccontarti poi come va a finire. Io credo che Ti prima o sarò poi dovrei sicuramente, pubblicarlo ti donerò una invece. copia perché ne ho stampate pochissime in fase di prestampa, quindi te lo farò avere con tanto piacere. Ci tengo. Però pensa a cosa sarebbe oggi l'umanità senza l'utilizzo di social network, di scambi fra di noi in un momento in cui siamo tutti spaventati, vogliamo avere sempre più informazioni.
aspettando soltanto un telegiornale che ti dia univocamente è soltanto quella notizia che diventa la notizia ufficiale. Allora, vogliamo arrivare veramente a tutto questo? Perché comincio a vedere già che anche alcuni grandi personaggi, non facciamo nomi, ma sono già stati denunciati, alcuni anche nomi importanti, conosciuti dalle masse, sono stati denunciati per una controinformazione, per delle teorie che immettono in questa rete e in un momento così delicato, dove il problema è serio. Quindi, Certo. se non sappiamo le cose, non giochiamoci a mettere dentro delle notizie, anche semplicemente con un commento a dei post, perché da quello potremmo influenzare tante altre famiglie, tante altre persone che stanno aspettando invece la notizia ufficiale per comportarsi e per muoversi in punta di piedi in un momento così delicato. È una cosa molto importante questa, restare sempre ancorati a quella che sia l'informazione, base che ti arriva da fonti certe, da fonti istituzionali in questo momento. Quando tutto sarà passato, torneremo di nuovo a poter giocare con queste informazioni. Ma oggi la cosa è molto seria. Cerchiamo di rispettare queste fonti. Questo è il messaggio che voglio, dare come consiglio ad ognuno e a tutti per poter viverla più serenamente, Salvo, più serenamente. Perché se io e te ci stiamo confrontando adesso, stiamo scambiando delle idee, per il momento c'è una grandissima parte di popolazione che si sta affidando a delle informazioni non certe. E Certo. non va bene. Ognuno ha il diritto di avere un'informazione certa e ognuno ha il diritto di avere quella garanzia di essere nel giusto e di essere tutelato. Eh sì. Senti Giuseppe, cioè, io fino a quando tu eri qui in Italia non facevo tantissima fatica, anzi facilmente sapevo un po', ero a conoscenza di tutti i tuoi progressi tra ricerche, studi e anche realizzazioni artistiche. Invece lì adesso sei a New York, mi arrivano un po' più cioè, con difficoltà. Me li racconti tu cosa stai facendo, come stai lavorando, come va? Allora, stiamo lavorando sempre per quel che riguarda la parte culturale di cui mi sono occupato con le mie ricerche su Leonardo, con il voler analizzare l'opera di Leonardo sotto un altro profilo, quello dell'occhio del ricercatore, no? Che cerca di indagare, cerca di trovare dei messaggi, dei significati che siano ancora insiti nelle opere e non svelati al pubblico. Allora, su questo, da allora, da quei momenti bellissimi che ricordo come esperienza vissuta insieme, veramente fianco a fianco con te, perché quella presentazione a Milano, insomma, fu veramente molto, molto entusiasmante. Durante l'Expo City, Sì, 2015. ricordo questo momento vissuto, ecco, con grande partecipazione emotiva anche da parte mia, perché essere presenti all'Expo dopo aver insomma, ottenuto dei risultati importanti, quale l'essere catalogato come libro, parliamo di Dentro lo sguardo il codice, la mia Sì. prima pubblicazione saggistica. Che prima di quella presentazione era stato da poco catalogato alla prestigiosa Biblioteca Leonardiana di Vinci, e questo era per me un momento di vanto, di orgoglio, Ovvio. ovviamente. Dopo aver vissuto l'esperienza dell'Expo, ancora di più, insomma, questa esplosione di notorietà, di ancor più Di soddisfazione. crediti anche, ecco, la I cosa crediti, importante. certo, è stato un momento molto bello della mia vita. Poi, ovviamente, la mia ricerca è continuata. Ho presentato l'Accademia di Belle Arti di Agrigento, l'Accademia Michelangelo di Agrigento, grazie all'interessamento del chiarissimo professore Nuccio Mula, che ancora oggi, poi sai, i rapporti quando si creano diventano saldi e forti tanto da far parte di te. Il professor Nuccio Muna è una persona veramente eccezionale e abbiamo avuto modo di presentare in anteprima internazionale all'Accademia Michelangelo di Agrigento questa ricerca sul ritratto di Musico, in cui analizzo il cartiglio che il Musico tiene in mano e trovo un modo per poter interpretare quella successione di note voluta da Leonardo in quel preciso modo e tirando fuori, estrapolando questa frase che è appunto una frase
come una didascalia, no? Presente e non presente nel quadro, cioè presente attraverso queste note che si interscambiano con delle parti anche di lettere presenti nell'opera. Questa frase che esce fuori è una frase che lascia delle porte aperte sull'identità del musico, cioè su chi volesse realmente raffigurare Leonardo attraverso questa sua opera pittorica. La frase è Re, fammi lagnar, sol l'amore mi fa sollazzar. Una frase in rima, una frase che riporta anche a una melodia, no? Se tu fai caso a livello di vocali musicali. Ci dà proprio quella simmetria che era tipico del rondò dell'epoca e quindi di avere anche una interpretazione della strofa posta lì per indicare anche per segnare un periodo musicale importante. Da lì Interessante. si aprono tante strade perché questa mia nuova ricerca è stata presentata anche da poco, devo dire, alla Fordham University qui a New York. Devo ringraziare anche in questo caso il professore Joseph Perricone, che è un docente della Fordham, che ha avuto modo di vagliare questa mia presentazione, questa mia proposta di poter essere lì come ricercatore a presentarla agli alunni, e là, dopo questo periodo di vaglio, è stata accettata, è stata inserita anche lì nell'archivio interno della Fordham University, quindi sono bellissime soddisfazioni che sto avendo anche qui a New York. Immagina, no, non essendo conosciuto, non essendo comunque una persona di cui si è parlato qui, in questa città meravigliosa, avere un'accoglienza realmente di merito, a New York è stato un qualcosa che ancora di più mi riempie e mi inorgoglisce, e mi riporta ancora una volta a dire che questa città può veramente realizzare dei sogni, può realmente darti l'opportunità meritocratica di poter presentare quello che tu fai nella vita, avere delle soddisfazioni e stimoli, cosa più importante, stimoli per andare avanti. Perché sai, quando un ricercatore si ritrova tante porte in faccia, si ritrova le istituzioni che non rispondono alle mail e quant'altro, cosa che non ti nascondo, è avvenuta in Italia. Ho dovuto lottare e fare tanti sacrifici per poter ottenere quello che ho ottenuto in Italia, perché oggi in Italia il sistema è molto chiuso, sistema culturale. Si fa un gran parlare, si fanno tante belle chiacchiere, però poi dove ce li date questi palcoscenici per poterci relazionare col pubblico, per poterlo ancora lasciar pensare? Che siano buone ricerche, che siano delle ricerche improntate solo sulla fantasia, diamo possibilità alla gente che ha bisogno oggi più che mai di arte e di cultura. Perché tu sai benissimo, Salvo, e qui apro e chiudo una parentesi che però è fondamentale. Io ho notato come ci sono arrivati tanti video di gente che si affaccia al balcone, ha voglia di cantare, di gente che sta leggendo a casa libri, di gente che si sta occupando di riscoprire la vera propria passione, l'italiano che ti sta dicendo: io ho bisogno di leggere un libro, ho bisogno di uscire fuori e cantare e sentire il canto dell'altro. E per chi si occupa di arte, questo è fondamentale, è mettere in evidenza che noi come italiani siamo un popolo che viviamo di arte. Ci puoi chiudere a casa, anche attraverso questo virus e questa situazione che stiamo vivendo, costretti a dover stare a casa per proteggere noi stessi, ma nessuno può toglierci il canto, una buona lettura, il documentarsi, il voler fare un'opera d'arte, dipingere. Il far cultura, Questo insomma. è il bello dell'arte che in una situazione tragica, devastante, l'Italia sta mostrando. E noi Lo ci sta stiamo riscoprendo provando perché anche. in fondo Salvo, i teatri, tu conosci benissimo la realtà del teatro in Italia, ci sono stati Assolutamente. tantissimi tagli. Io c'ho Rosario, che è mio fratello, che vive facendo l'attore. È chiaro che abbiamo tutti sentito questi tagli alla cultura, all'arte, allo spettacolo. È una direzione sbagliata per l'Italia. È una direzione che dobbiamo invertire immediatamente perché per noi quello è fonte di vita. Nel momento in cui l'italiano viene a trovarsi chiuso in casa, cosa fa? Riscopre il suo amore per le arti, riscopre la sua necessità di fare arte. C'è gente che sta scrivendo delle canzoni, è qualcosa di meraviglioso. C'è gente che sta facendo dei quadri. Che dire? Giuseppe, nel nostro piccolo anche noi come associazione culturale stiamo facendo appunto questo canale, stiamo spingendo questo canale proprio per riaprire la voglia, la capacità di discutere
su quello che ci accade in prima battuta come l'emergenza, ma anche su temi culturali che riguardano il teatro, che riguardano le opinioni, riscoprire le opinioni e i punti di vista di ognuno di noi, che poi sono un arricchimento, che ci danno la possibilità di riflettere e mettersi anche un attimino in discussione, no? Quindi questo riteniamo importante tutto ciò. Confronto che fa crescere. Pensa se ognuno di noi realmente nella vita fosse solo, cosa che non è. Ognuno di noi ha dei gruppi, il gruppo di lavoro, il gruppo familiare, il gruppo degli amici, che circuitano e che ci danno quello scambio che è vitale. Senza questi noi non Certo. siamo, l'essere umano non è un animale solitario, è un animale assolutamente di gruppo. Tutto questo lo dobbiamo tornare ad estendere alla presenza nei teatri, alla presenza negli spettacoli, alla presenza nei convegni, nelle conferenze, nel semplice ritornare. Nelle Ti ricordi quando mostre. eravamo ragazzini? Noi ora abbiamo un'età che possiamo dirlo, quando eravamo ragazzini. Quando Così. eravamo ragazzini, io ricordo che i nostri amici più grandi o i nostri genitori stavano al bar ma chiacchierando di tematiche importanti. Erano scambi veramente sulla politica, sull'arte, sulla collettività, sul sociale. Allora, perché non tornare di nuovo ad occuparci veramente della comunicazione di noi stessi? Tornare ad insegnare e a dare l'esempio alle generazioni future che il sociale è importante. Però E vivere tutto questo adesso che passerà questo momento terribile di Sì. coronavirus, quando torneremo di nuovo ad essere liberi? Uso questa parola pesante perché in realtà è Sì. quello che ci viene privato in questi giorni è la nostra libertà, libertà di farsi la passeggiata, di uscire, di sentirsi la potenzialità di poterlo fare. Quando torneremo ad avere questa possibilità fra le nostre mani, ricordiamoci di dare importanza alle cose importanti, alle cose che ci hanno permesso di arrivare al 2020, ad Certo. evolverci come esseri umani ed ad essere oggi delle persone che stanno di nuovo riflettendo su tutto questo e devono riuscire a vincere come i nostri avi lottarono nelle guerre e poi ci fu il dopoguerra in crescita, perché tutti avevano sta voglia di riedificare qualunque cosa, le case, la cultura, la vita. Dobbiamo Certo. concentrarci su quando finirà sulla rinascita, questa vera nuova rinascita. E qui non voglio riportarti, Salvo, a Leonardo da Vinci, ma Leonardo visse quel periodo di grande momento esplosivo della cultura, seppur uscendo dal Medioevo, che era invece tutto quello che possiamo immaginare come oscurantismo, come momento di caccia alle streghe, momento Certo. di chiusura totale dell'umanità. Da lì parte questo rinascimento che è un'esplosione di umanità, intesa come vicinanza al divino, come possibilità di scrivere opere, come possibilità di produrle, come affreschi, come letteratura, come tutto. Allora dobbiamo riuscire a trovare la forza e il coraggio di uscire da questa situazione, ma uscendo tutto quello che siamo dentro, proiettando e dando, donando al mondo, agli altri, così come fecero in quel tempo di Rinascimento. Questo è molto importante farlo. Assolutamente. Giù, una riflessione facevo ancora, no? Per un uomo come te, che ha avuto sempre a che fare con la parola, no? Sia lo studio della parola che l'uso, l'utilizzo nel più alto del significato della parola. Oggi trovarti in una nazione che ha un linguaggio diverso dal tuo, cioè, questo ti crea delle difficoltà e fino a che punto, ecco. Allora, tu non lo sai, ma io sto lavorando in questi giorni un po' di più perché restando più a casa, eccetera, sto lavorando a un nuovo libro. Un nuovo libro che è Sei un un'analisi. vulcano. No, non sono un vulcano, sono un appassionato. Perché quando hai una passione, poi alla fine devi comunque avere uno sfogo di comunicare verso l'esterno.
no? E tu pensa al fiume, pensa al fiume, a un certo punto questo fiume non gli basta più il suo letto, deve andare a sfoggiare da qualche parte se c'è molta acqua. Questa acqua, Salvo, da dove ci arriva? Dalla nostra stessa curiosità, quindi all'andare a ricercare, leggere, ascoltare, documentarsi, ma ci arriva anche da tutto quello che è nuovo. Io sto scrivendo questo è un saggio, ti dico, non mi discosto poi dagli studi che ho fatto su Leonardo, però è su leopardi. Perché? Perché mi ha sempre affascinato questo autore che ha avuto adesso grande visibilità in Italia, perché è stato ricordato per l'anniversario e quant'altro. Quindi è stato un momento di grande ritorno alla conoscenza delle opere leopardiane. Ma mi ha sempre affascinato quella descrizione dell'infinito che sta oltre questa siepe. C'è una siepe, un qualcosa che è piccola, che è lievitata, che però è meravigliosa nel suo piccolo reale. Al di là ti nasconde che cosa? L'infinito. Ti nasconde tutto quel poetizzare di questo grande personaggio, di questo grande uomo della nostra cultura che va a descriverti in maniera ineccepibile quello che rimane poi come definizione eterna dell'infinito. E sto lavorando su questo, sul contenuto delle parole. Se tu pensi, no, a termini come mare, ma ti si apre un mondo. C'è lo scienziato che in questo termine ci vede H2O, il pesce, il biologo che vede le alghe. C'è poi il poeta che ci vede l'amore, l'infinito delle onde che sbattono. Cioè, ognuno di noi è un filtro interpretativo di una stessa parola, tale che anche la stessa comunicazione viene ad essere a volte instabile. Perché da parte mia voglio comunicarti una cosa, quindi esce il pensiero in parole. E butto dentro queste parole quello che ho io nel mio pensiero, ma a te arriverà qualcosa di completamente differente, perché il tuo filtro ti darà una interpretazione di quella mia frase che non potrà mai essere così come io l'ho pensata. Allora, questo mi lascia immaginare di quanto possa essere bello il confrontarsi umano. Abbiamo dei codici che sono quello linguistico, no? Adesso io sto parlando, tu mi riesci a intendere Certo. perché abbiamo lo stesso codice. Se parlassi in inglese, magari sarebbe un altro codice, il cinese un altro codice. La musica è un altro codice ancora, quello emotivo, no? Quante volte hai bisogno di sentire musica? Ti fermi e dici: no, io devo sentire Chopin, o io devo sentire Jovanotti. Per carità, ognuno è libero di sentire quello che gli piace. Però è un momento di comunicazione differente, così come la matematica, il linguaggio universale, no? Sì. Che riesce a unificare, io parlo col cinese, io inglese, io russo, io cinese, ci capiamo tutti perché conosciamo tutti quel linguaggio che è la matematica. Allora, tutto questo poi cosa mi ha fatto giungere come conclusione? Mi ha fatto arrivare al pensiero che siamo veramente certi, e qui ti svelo una parte di quest'opera che sto elaborando insieme, tra l'altro in collaborazione con delle persone che ti ho citato prima. Siamo veramente sicuri di aver capito l'infinito di Leopardi? Su Cioè, questo lo recitiamo, lo mi abbiamo hai sentito dato degli spunti, mi hai dato degli spunti, recitare da tantissime importanti figure attoriali, eccetera. allora, Ma ti do anch'io abbiamo una la news, ho certezza. una news anch'io per te. Innanzitutto, ho appena finito di registrare con una persona mia cara che si chiama Gabriele Mambrini una versione dell'Infinito di Leopardi. Ma dai, Dove, sì, assolutamente, che è pubblicato fantastica. da oggi, è stato pubblicato sul canale YouTube di Teatro Totale. E poi, citando un altro concetto alquanto leopardiano, proprio che riguarda la siepe e l'infinito, ma come può uno scoglio arginare il mare? Il grande Mogol, no? Che ci Esattamente. riporta allo stesso un paroliere, ecco, colui che utilizza le parole in una maniera concreta e forte. Concreta, esatto. Questo lo stiamo scoprendo adesso io e tu, e mi piace che sia condiviso che non ne abbiamo parlato.
Cioè, questo legame con l'infinito che alla fine tu mi stai raccontando, guarda, ho finito adesso un'intervista, abbiamo recitato l'infinito, ti ricolleghi con Mogol. Guarda che meravigliosa realtà che si vive con il confronto. Ci si scopre che alla fine si è tutti collegati in fondo, magari per ragioni che non sappiamo e magari per strutture che non conosciamo. Sì. Che fanno parte dell'anima, che fanno parte di una divinità super partes e che possa inglobare noi così come noi lo inglobiamo. Quindi, Certo. sai, questa analisi dell'infinito, che è già il termine infinito, cioè già è un composto di due parole. Noi pensiamo al finito, infinito, cioè è il senso di queste due paroline messe insieme. È finito dentro, in come prefisso vuol dire dentro. Nel finito, l'infinito, cioè il significato di qualcosa che non è finito nel finito. Ed è la meraviglia della nostra lingua, del contenere un senso con una piccola parolina. Dare un'idea tipo l'amore, no? Con questa parolina, amore, amarsi. Pensa a quanto può essere infinita la spazialità dentro questo piccolo termine. Certo, poi noi siciliani abbiamo ancora arricchito di più questo utilizzo della parola utilizzando anche la gestualità, no? Quindi abbiamo messo sempre un po' più di carne al fuoco in È tutto ciò. vero, vero. Questo modo, forse proveniente anche dalla necessità di voler spiegare al meglio, di voler aggiungere a quello che tu stai dicendo il gesto. Quindi quando noi, tu pensa alle nostre nonne, no? Quando ci chiamavano dal balcone, vieni qua, nonna, aspetta, vieni qua, tedesse, ora! Cioè, l'ordine è dato proprio con quell'imposizione delle mani, oppure quell'abbraccio per dire ti volesse cà, ti volesse abbracciare. Quella lentezza del ripetere le parole, cioè il bello che poi non è soltanto siciliano, io sto imparando adesso che sono delle comunicazioni dialettali meravigliose in ogni regione del nostro paese e che Assolutamente. caratterizza soprattutto l'Italia, cioè negli altri stati non esiste questa gestualità, questo modo di muoversi mentre parli. Si dà molto più importanza a una comunicazione che però poi diventa non vorrei usare il termine fredda, ma diventa lineare. Cioè, quella è e quello devi capire. Non te la voglio ampliare, non te la voglio accrescere Non con mi delle sforzo più espressioni. di tanto. Non mi sforzo più di tanto. Quindi, sempre qualcosa che gli italiani mostrano al mondo di loro e che è bello condividere. Perché, sai, noi qua a New York siamo molto quasi incuriosiamo da sempre. Gli altri popoli, proprio perché c'è questa nostra varietà comunicativa che li affascina, perché loro non riescono, non sanno quale gesto legare a quel tipo di emozione o a quel tipo di frase. Invece per noi è quasi naturale, no? Andare a legare hai fame, ho fame, mamma mia, che niente si mangia. Cioè, quasi parli già direttamente anche senza suoni verbali, quindi ci caratterizza Assolutamente, sta cosa. assolutamente, assolutamente. Senti Giuseppe, niente, abbiamo fatto una bella chiacchierata, abbiamo toccato diversi argomenti, con te è sempre un piacere chiacchierare, devo dire, e quindi ho passato dei momenti nella mia vita molto belli insieme a te e spero di passarne ancora. Non solo dietro una telecamera via Skype, ma anche di presenza quando verrai qui in Italia o quando verrò io a trovarti lì, da quella parte lì, ecco, perché ci Desiderio lega. reciproco, ovviamente, lo sai che ti voglio tantissimo Ecco, bene, e che oltre non vedo l'ora di all'affetto c'è poterci anche prendere un quella. caffè insieme e ci abbracciamo come ai vecchi tempi, si può dire. Esattamente. Niente, chiudo qua questo piccolo break che abbiamo fatto fra di noi, ecco, spero che insomma ci possiamo risentire almeno a situazione conclusa, che questa emergenza ritorni a non essere più un'emergenza, ecco, a concludersi come tale, e che ricom possiamo ricominciare a rifare la nostra vita
così come l'abbiamo lasciata, e forse anche un po' meglio di come l'abbiamo lasciata, con un po' di rispetto in più per le cose e per le persone, eh? Sì, Salvo, sono certo che tutto questo insegnerà a noi come esseri umani, ci insegnerà tanto, forse ci riporterà anche ad una via che avevamo abbandonato. Penso questo, che stavamo prendendo delle strade forse troppo distanti da mamma natura, da quello che era il naturale evolversi dell'essere umano nel pianeta Terra. Stiamo vedendo anche come i delfini tornano a Venezia, come insomma tante belle cose stanno Sì, un i po' cigni. ritornando a respirare, no? E Sì. l'inquinamento si sta riducendo. Allora, riflettiamo sul vero nostro essere sulla mamma Terra, perché alla fine siamo piccoli, in confronto a questo pianeta che ci ospita. Però, sai, anche nel mio piccolo, lo smettere di fumare, l'avere più rispetto del non buttare le carte a terra. Questa è una città molto pulita sotto questo punto di vista. Quindi essere rispettoso nei confronti della natura, capisco che è difficile cambiare abitudini così in maniera rapida, però siamo stati costretti a cambiarle e la natura sta rispondendo bene. La stiamo riprendendo grazie a queste nostre costrizioni. Impariamo a non essere costretti a farlo, ma a scegliere di farlo. E saremo molto più pieni noi e sarà molto più bella la terra e la natura. Beh, sì, allora concludo e chiudiamo questa cosa con una riflessione. Ma non sarà stata la natura che si è ribellata a tutto quanto e un po' ci arriva questa cosa addosso? Eh? Riflettiamo un po'. Non lo Lasciamo escludiamo, lasciamo un aperto questo po' pensiero. questo pensiero. Chi vuol Non riflettere, è da rifletta. escludere completamente, non è da escludere completamente. Diamo uno Io ti spunto per dirò, riflettere. guarda, sempre chiudendoti anche la considerazione sempre sui newyorkesi. Questa è una città che ovviamente fa molta immondizia per un discorso di numeri. E qui già si stavano varando delle misure, già erano in atto, l'eliminazione della plastica, dei sacchetti di plastica in tutti i supermercati, le confezioni di plastica si stavano mobilitando per ritornare al sacchetto di carta, e sicuramente passata questa emergenza si ritornerà a questa esigenza della natura di avere di nuovo la carta che, bene o male, sai, è riciclabile, Beh, comunque certo. si deperisce in maniera molto più rapida rispetto alla plastica che invece non è riciclabile. Diciamolo chiaramente che non è riciclabile. Quindi tutto questo, Salvo, qualcosa di buono, ecco, cerchiamo di vedere sempre, come mi dici sempre tu e mi hai insegnato, la filosofia del bicchiere mezzo pieno è comunque la più bella, nel senso, puoi vederlo anche mezzo vuoto, ma perché? Vediamolo mezzo pieno, no? Sì, Quindi cerchiamo di assolutamente. vedere anche in questa tragedia che l'umanità sta vivendo, questo spiraglio di pensiero e di riflessioni che hai acceso tu. È molto bello pensare che forse stiamo facendo qualcosa di buono in questo periodo tragico per la natura. Un Assolutamente. Ok, Giuseppe, ti saluto. abbraccio, ti voglio tanto bene, Salvo. Anch'io. Ciao.